Bene, buona giornata a tutti. Sono le 11:18. Questa mattina in leggero ritardo per alcuni problemi, diciamo, tecnici. Avremo anche un esperimento, un collegamento in diretta con Pandora TV, da Roma per il telegiornale di Giulietto Chiesa. Come sapete, è una televisione che sta emergendo, ancora in fase sperimentale, ma comunque che promette molto, molto bene. Iniziamo subito col notiziario qui da Pianeta Oggi TV Online, All News. In studio Massimo Bonella, dunque abbiamo una notizia di poco fa in primissimo piano. Lecco, tre bambine sono state uccise a coltellate a Lecco dalla madre albanese. Il fatto è avvenuto in una casa in Corso Bergamo, nel rione di Chiuso, dove la donna abita insieme al marito che al momento del triplice omicidio non era in casa. I particolari sulla tragedia non sono ancora noti, ma sembra che la madre abbia tentato anche il suicidio. Sul posto, alla periferia della cittadina lombarda, si trovano i carabinieri. Palermo. La difesa di Antonino Cinà, uno degli imputati del processo per la trattativa Stato e Mafia, si oppone all'audizione del pentito di mafia Rosario Naimo, chiesta nell'ultima udienza dell'accusa. Il legale del medico detenuto al 41 bis si oppone perché la procura non ha depositato il verbale illustrativo del verbale con le dichiarazioni del pentito Naimo, ma il PM Nino Di Matteo replica di aver depositato a disposizione delle parti soltanto le dichiarazioni rese da Naimo sul ruolo svolto da Cinà nel 92 su fatti oggetto del processo e si riserva di esibire il verbale illustrativo. Ci spostiamo in Catania, una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata nel nord-est della Sicilia, tra le province di Messina e Catania. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma, che si è verificato, lo ricordiamo, ieri sera alle 21:52, ha avuto un epicentro in prossimità dei comuni messinesi. Si è trattato del terremoto più forte che è stato registrato nella zona negli ultimi 2 giorni. Al momento, comunque, non si segnalano danni né vittime. Tra altre cose, io ero proprio in videoconferenza con Catania e mi hanno appunto descritto come una scossa di terremoto abbastanza forte che si è sentita in modo distinto. Proseguiamo. Gli scienziati estremamente preoccupati per la bassa attività solare. Dal centro meteoitaliano.it abbiamo ricavato questa notizia. Una miniera glaciale potrebbe tranquillamente abbattersi in inverni e gli inverni diventeranno sempre più gelidi e l'estate forse sarà inesistente per come la conosciamo noi. L'articolo che parla di questo evento è tranquillamente reperibile sul sito della BBC ed altri riscontri su anche altri siti, tutte le persone che studiano il Sole e i suoi comportamenti da molti anni. Comunque ancora non si hanno certezze assolute, il Sole è imprevedibile, come sempre affermano, e qualsiasi cosa può accadere da un momento all'altro. Ed ora veniamo al nostro approfondimento, che ha davvero dell'incredibile. Noi dobbiamo, per dovere di informazione, darvi anche reso conto di queste drammatiche situazioni che accadono nel nostro habitat, è il caso di dire. Adesso vengo al dunque. Si tratta di un comunicato stampa del CPV, che praticamente nella Vallarta del Lagno tornano ad affacciarsi pratiche sataniche. La segnalazione è arrivata in sede dell'ENPA di Arzignano i primi giorni di febbraio, ma se ne è avuto notizia solo ora, in quanto le guardie zoofile hanno dovuto porre in atto tutti gli accertamenti del caso. In prossimità del cimitero di Priabona, provincia di Vicenza, in un sacco di nylon venivano rinvenuti ben 9 conigli completamente bianchi, sventrati, ai quali era stato tolto
era stato tolto il cuore e le zampe posteriori, a loro volta amputate di netto ed immesse all'interno del ventre, squarciato ed sviscerato. Andiamo avanti con questo. Le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali hanno inoltrato in procura una comunicazione di reato a carico di ignoti. Dalle indagini, dai rilievi effettuati e dai riscontri sui corpi dei poveri animali, i poliziotti zoofili sembra abbiano un'unica pista da seguire: la strada del satanismo. La bibliografia presente in materia recita che il 2 febbraio è stato il giorno della Candelora come popolare contributo dei cristiani alla festa celebrata in ricordo della presentazione di Maria al Tempio 40 giorni dopo la nascita di Gesù. La Candelora è però anche una delle tappe fondamentali del calendario dedicato a Satana. In questa notte si celebra un sabba, un incontro cioè tra diavolo e streghe, dedicato alla consacrazione delle candele dei lumi, rigorosamente neri, che verranno utilizzati nei riti dei mesi successivi. Il 2 febbraio è anche e soprattutto la notte in cui avviene la cerimonia di iniziazione degli apprendisti stregoni. Il gesto dello scempio dei 9 conigli bianchi starebbe proprio nel volere dissacrare la purezza. Nella vallata del Lagno da decenni escono dei focolai legati a queste pratiche e sempre sono purtroppo vittime dei poveri animali ai quali vengono inflitte delle torture indicibili prima di morire. Sembra ad esempio che il cuore alla vittima designata deve essere tolto quando ancora pulsa e quindi ancora in vita. Pensate a che punti siamo arrivati. Su questo pianeta veramente girano dei personaggi a dir poco. Lasciamo stare, andiamo avanti con la notizia. Sono segnali inquietanti anche per il fatto che in queste pratiche vengono coinvolti ragazzi e ragazze giovanissimi, plagiati da adulti senza scrupoli che esercitano questo gioco criminale su dei poveri ed inermi animali e naturalmente anche sulle menti di ragazzi appositamente scelti perché non forgiati, instabili, annoiati e insensibili. Le indagini per le guardie zoofile risultano complesse e con pochissimi elementi ed è per questo motivo che il CPV chiede alle persone che possono aver notato qualcosa di farsi avanti e mettersi in contatto con le sedi dell'EMPA chiedendo di essere sentiti dalle guardie zoofile. Questi celebrati ed invasati vanno trovati e messi in condizione di non nuocere, poiché è indubbio che un gruppo di persone che compiono questi scempi sono anche un pericolo per la società. Lo ha dichiarato Renzo Rizzi, portavoce del CPV. La nostra stima di Pianeta Oggi TV, naturalmente Science Web Network, più sentita a CPV, a Renzo Rizzi e ad Andrea Zanoni per il grande lavoro di denuncia che da anni stanno portando avanti a tutta forza contro gli assassini della vita. Bene, dopo questa squallida notizia, purtroppo c'è anche di questo nel nostro pianeta, proseguiamo con un esperimento mediatico che vogliamo fare per la prima volta. Sono le 11.26, vi ricordo che state ascoltando Ecomondo 2000, il notiziario della domenica mattina, Riti Unificati con sitewebnetwork.it di Treviso. Prego dunque la regia centrale di Treviso, Rosario Moreno, a mandare in onda questo video estrapolato in diretta da Pandora TV RT, questa nuova televisione che ricordo ancora sta emergendo, la trovate al sito pandoratv.org. Praticamente i nazisti di Kiev restano al comando, l'Occidente promette di aiutarli, la Crimea al voto. Dunque noi con questo video, grazie alla preparazione di Giulietto Chiesa, vi possiamo dimostrare che le cose stanno proprio in questo modo. Questa è la verità dei fatti, ci sono degli infiltrati che praticamente stanno creando una destabilizzazione e Putin, ci domandiamo, può stare fermo di fronte ad una situazione del genere? Come minimo cerca di allertare le proprie basi militari. Non si parla ancora di invasione da parte della Russia, come i media occidentali, anche molto vicini a noi, ci stanno cercando di far credere. Quindi è bene far chiarezza. Allora, linea alla regia, ecco, vediamo questo video da Pandora TV e poi ritorniamo in studio per le conclusioni, per i saluti. Prego, Rosario.
Date un'occhiata a queste immagini che danno la misura del clima rivoluzionario di Kiev. Il gorilla che strapazza un funzionario governativo della capitale ucraina, chiamandolo ripetutamente puttana, sucha, come vedete, si chiama Alexander Misuchko ed è uno dei caporioni della rivolta della piazza Maidan. Adesso la Russia ha spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti con l'accusa di aver ucciso 20 soldati russi, soldati ufficiali, e di averli pure torturati. Un altro capo di Maidan, Dmitry Yarosh, che è quello che vedete nelle immagini, ha fatto parte di formazioni armate cecene ed è lui che si è rivolto con un appello pubblico al capo terrorista Doku Umarov, invitandolo a riprendere gli attentati terroristici sul territorio della Russia. Dmitry Yarosh è il capo di Pravi Sektor e qui incita la piazza a unirsi attorno a Pravi Sektor, cioè ai nazisti, nella lotta contro Yanukovych. Mi pare del tutto ovvio o naturale che con queste premesse la Russia e soprattutto i russi di Crimea e anche i russi dell'altra parte sud orientale della Ucraina non si fidino di un governo che porta al suo interno gente come questa. Yarosh, peraltro, ieri ha criticato i suoi compagni di lotta o di golpe per la loro irresolutezza. Ha chiesto al nuovo governo di aprire gli arsenali e di distribuire le armi ai suoi uomini. Dunque, siamo ancora in piena bagarre golpista che continua. Mentre Obama ed Europa, che ignorano completamente questa situazione, bontà loro, ha dichiarato Obama che il referendum di Crimea è e sarà illegale, a prescindere dal risultato, mentre ovviamente sarà considerata legale l'elezione del 25 maggio in condizioni che sono quelle che state vedendo con queste immagini. L'autodeterminazione dei popoli invocata per il Kosovo non vale per la Crimea. In linea di principio, in base cioè al principio statunitense secondo cui la legge del più forte è l'unica che conta. Nel frattempo, nota di colore, ma si vede ben chiara la orchestrazione spettacolare destinata a far muovere e commuovere i media, le femen famose fanno la loro comparsa anche a Simferopoli, a seno nudo, in mezzo ai cosacchi sconcertati, possiamo immaginare. Ma questo è lo spettacolo, siamo abituati allo spettacolo, viviamo nella società dello spettacolo. Gli americani nel frattempo offrono 15 miliardi di dollari all'Ucraina golpista, ma Ron Paul, ex candidato presidenziale repubblicano, dice, sorridendo e ironizzando, che questi dollari non ci sono, questi miliardi non ci sono. Si sbaglia Ron Paul, i miliardi si troveranno, perché i dollari si creano dal nulla a Wall Street e figuriamoci se non ne possono trovare 15, ne hanno trovato a miliardi, a decine di miliardi negli scorsi anni, quindi continueranno anche per l'Ucraina. Intanto Gazprom chiede il pagamento del gas, chiede il conto della bolletta che ha già raggiunto 1,8 miliardi di dollari che è scaduta proprio oggi. Chi pagherà non si sa, ma Mosca fa già capire che il rubinetto del gas potrebbe chiudersi assai presto. Putin invece, dopo aver scambiato rudi parole per un'ora intera con il rude Obama, premio Nobel per la pace, tace sulle due domande del referendum di Crimea. Tace. E questo silenzio deve far riflettere. Probabilmente se le giocherà queste domande sul tavolo negoziale in Europa e negli Stati Uniti. Sempre che ci siano tavoli negoziali, perché non è detto. La notizia di poche ore fa è che il destroyer Truxton è entrato, terza nave americana, nel Mar Nero. Per ora la portaerei se ne sta in Grecia. Vediamo gli sviluppi. Intanto, buon viaggio a tutti. Non è forse vero che stiamo ruotando attorno al sole?
Bene, sono le 11.33, ringrazio la regia per questo contributo, per una prova che abbiamo fatto. Abbiamo potuto vedere e sentire, per coloro che ci ascoltano dalla radio, il notiziario sperimentale di Pandora TV RT con Giulietto Chiesa, che la dice lunga su quello che sta succedendo in Ucraina in questi giorni. E a questo punto dunque non mi resta che chiudere qui il notiziario della domenica mattina. Vi ricordo che il settimanale Pianeta Oggi Reporter andrà in onda nelle prossime settimane anche con il logo Pandora TV, perché potremo appunto vedere anche delle interviste realizzate da Roma, da appunto Pandora TV. È tutto, Massimo Bonella in studio, grazie per averci seguito, un saluto naturalmente a Rosario Moreno per la regia centrale, a voi tutti una buona giornata, a presto.